Gualtiero Marchesi The Great Italian, il documentario di Maurizio Gigola sul grande chef. Il regista Maurizio Gigola porta nelle sale questo atteso documentario sullo chef che ha fondato la nuova cucina italiana rendendola un'opera d'arte ammirata in tutto il mondo. Il docufilm ripercorre la sua vita e il pensiero partendo dagli anni 30 fino ad ottenere le 3 stelle Michelin nel 1985. Tutto questo è condito da testimonianze eccellenti di colleghi e ristoratori di vari paesi del mondo. Il 20 e 21 marzo, il regista Maurizio Gigola porta nelle sale Gualtiero Marchesi The Great Italian, straordinario documentario sullo chef che ha fondato la nuova cucina italiana rendendola un'opera d'arte ammirata in tutto il mondo. Marchesi è scomparso lo scorso 26 dicembre e questo atteso docufilm è un grandioso omaggio per celebrare la sua indelebile impronta che resterà intatta per sempre. La storia di Marchesi dagli anni 30 in poi con il docufilm Gualtiero Marchesi The Great Italian, presentato in anteprima all'ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes, Gigola ripercorre la vita e il pensiero dell'uomo che ha rivoluzionato la nostra cucina, portandola ai vertici della gastronomia internazionale. Una vita che parte dagli anni 30, quelli dell'albergo Mercato di Milano gestito dalla sua famiglia e delle fughe a San Zenone, suo luogo di origine, e poi gli anni in giro per il mondo, in particolare in Francia, nel periodo del suo apprendistato. Infine, il ritorno a Milano negli anni 70 e la nascita del suo leggendario ristorante, in via Bonvesin della Riva, il primo nel nostro paese ad ottenere nel 1985 le 3 stelle Michelin. Le testimonianze eccellenti l'opera, distribuita da 12 Entertainment, grazie a una produzione anglo-italiana firmata Food Vita, i cuochi francesi Pierre-Michel Troisgros, Alain Ducasse, Marca e Berline e Annika Alleno, gli italiani Davide Oldani, Andrea Berton, Massimo Bottura, Simone Cantafio, Daniel Canzian, Carlo Cracco, Enrico Crippa e Alfio Ghezzi, ma anche tante altre personalità di spicco legate al mondo immenso della ristorazione del nostro paese. La colonna sonora del docufilm è stata composta dal talentuoso violoncellista Giovanni Sollima, mentre lo stesso Gigola si è occupato della sceneggiatura, con la collaborazione di Donatello Alunni Pierucci. Un evento da non